Ciao a tutti, belli di casa, ben ritrovati come sempre la mia cucina da piccoletta ma piena d'amore. Oggi andiamo a fare le crocchette di pollo, le polpettine di pollo, quelle fritte, impanate, buonissime, crocchette, polpettine, chiamatele come volete, insomma sono buone, fatte in casa, da noi, con la roba nostra, e sappiamo cosa dare ai nostri bambini. Pure io me le mangio comunque, devo dire, Non comprate quelle congelate che stanno lì, le mettete, che c'è dentro, che cosa c'è, non si sa. Andiamo a vedere come faccio io le mie crocchette di pollo. Allora, in acqua bollente e salata vado a mettere 250 g di filettini di pollo alimentati a mais, per quello che sono giallini, non c'hanno littero, tranquilli. Quindi filettini, io metto i filettini, voi potete mettere il petto di pollo tranquillo, io ho i filettini e uso quelli. Perché in acqua direttamente bollente, così che perdiamo il meno sapore possibile della carne, come quando si fa un bollito, no? Si fa un bollito per ottenere una gran carne saporita. Il lesso si parte da acqua fredda per ottenere un gran brodo. In questo caso a me serve la carne, non il brodo. Ma questo non significa che il brodo sia cattivo, si può riutilizzare per fare tutte le preparazioni del mondo, incluso la stracciatella che io adoro. Allora, passati 20-25 minuti, perché comunque parliamo di filettini, voi se usate il petto di pollo tagliatelo piccolino, così si cucina velocemente. Lo togliamo, lo metto da parte e adesso andiamo nel frullatore. Allora, adesso nel frullatore vado a mettere i petti di pollo che abbiamo appena fatto. Vado a mettere un pezzo di pane, una fettina di pane carré, pan carré. Poi metto un uovo, così, yeah. Ci metto un po' di noce moscata, perché a me mi ci piace, poi ognuno mette quello che vuole, ovviamente come aromi. Rosmarino, perché pollo e rosmarino da sempre c'è. Pepe. Un cucchiaio di parmigiano. Bello pieno, un goccettino d'olio, assolutamente sì, questo ci deve andare. Adesso non ci rimane che frullare tutto. Già che ci sono, ci metto anche mezzo spicchio d'aglio dentro e rifrullo. Ed eccolo qua, questo è il nostro impastino. Adesso lo passiamo in una ciotolina. Allora, io dentro ci metto anche una manciata di mozzarella, di quella grattugiata, perché voglio che sia anche un po' formaggiosa, no? Quindi oltre al parmigiano ci metto la mozzarella e poi vado a mescolare tutto bene bene con le mani. Sporcatevi le mani, perché in cucina se non ti sporchi le mani significa che stai lavorando veramente male. Battiamo due uova. Io ho messo un pizzichino di sale dentro le uova, niente di più. Battiamo energicamente, molto molto bene. Non dovete soltanto rompere il tuorlo, l'uovo va sbattuto bene fino a creare una bella schiuma. Non vi stancate, che il braccio è bello forte, dai dai. Allora, per chi non ha il pane vecchio per fare il pane grattugiato, io vi consiglio, adesso vendono il pane grattugiato con aglio e prezzemolo dentro aromatizzato, che per questa ricetta qui è perfetta, e anche per le crocchette di patate se volete. Io lo uso e onestamente sono molto molto soddisfatto, però ovviamente quando ho del pane vecchio uso quello lì. Adesso l'uovo ce l'abbiamo, il pane ce l'abbiamo, andiamo a creare le polpettine. Vi consiglio, mettete tutto quanto in fila, così diventa un montaggio, no? Quindi prendete la polpettina, la grandezza scegliete voi, fate la pallina classica, poi se la volete schiacciare, io un pochino la schiaccio, così la passate nell'uovo, ovviamente, così, molto bene, non appena appena, molto bene. Poi al pan grattato vi faccio vedere una cosa, copritelo, così non sporcatelo soltanto, lo dovete coprire e battete, lo girate e battete, così mantenete sia la forma e panate molto molto bene. Non si fa in due secondi, almeno un minutino spendetelo per ogni polpettina, poverina, ok? E quindi questa è la nostra prima polpettina, andiamo a fare le altre, dai. Allora, adesso si va in padella, si mette olio di semi, di girasole o d'arachidi, quello che volete. La quantità deve essere sì importante, ma non eccessiva quanto una friggitrice, quindi andate piano. L'olio deve essere caldo, non a 170-80 gradi, di meno.
andate su una padella a fuoco medio basso, ok? Deve essere sempre medio basso, deve soffriggere piano piano, poi le girate quando sono dorate. Non deve aggredire la polpettina, la crocchettina, chiamatela come volete, perché altrimenti si brucia fuori e dentro comunque non si cucina bene. Allora, come avete visto, io le polpettine le ho fatte a occhio, però diciamo che ne sono uscite 8 e all'incirca questa fa 49, 50 e quindi insomma, sono andato molto vicino anche a occhio, 54, insomma più o meno 8 polpettine da 50 grammi. Allora, come vedete, ho messo qualche bricioletta di pane dentro l'olio per vedere quanto è caldo. È molto caldo, quindi vado a mettere la polpettina adagiata così. Vedete? Si soffrigge, ma non è aggressiva la cosa. Voi usate un cucchiaio, non fate come me, altrimenti rischiate le dita. Ok? Questo è il metodo che uno fa per bruciarsi. Ormai sono abituato dopo anni e anni di ustioni. Ormai l'olio bollente non mi fa niente, anzi mi fa male, però non ci faccio più caso. Quindi facciamo soffriggere così un minuto e mezzo, due, poi giriamo quando sono dorate. Comunque guardate sempre all'occhio, l'olio non deve soffriggere più di così. Se vedete che aumentano le bolle, le cose, abbassate. All'incirca in gradi l'olio dovrebbe essere sui 150 gradi, ok? Non 180 come di solito quando si fanno i supplì o le crocchette, perché comunque qui la crocchetta di pollo sta a contatto con la padella sul fondo, non viene a galla o sta a mollo nell'olio, quindi rischieremo di bruciare tutto quanto. Io penso che questa potrebbe essere sia una merenda che una cena sana, anche se è fritta, però è fatta da voi con roba vostra e non congelata. Non ci vuole niente, perché ci ho messo veramente 10 minuti per impastare e fare queste cose qui. Il vostro bimbo sarà felicissimo. La mozzarella si sta sciogliendo, vedete, sta uscendo qui ai lati. E l'odore è di casa nostra, è roba buona, abbiamo fatta noi, poi col pollo alimentato a mais, ma che vuoi che esce fuori. Allora, eccoci qui, adesso giriamo la nostra crocchettina, guardate che bella dorata. Oh, che bello che è, ragazzi. E all'incirca è passato un minuto e mezzo. Ripeto, se vedete che l'olio è troppo alto, basta abbassarlo e fatelo cucinare con calma. Guardate che bel colore, sono davvero appetitose. Poi se qui vicino ci mettete una maionese all'aglio o mescolate maionese e ketchup, fate una salsa rosa per i vostri bambini, insomma ci si può sbizzarrire anche con lo yogurt, aglio, prezzemolo, cipollotto, mischiate tutto. Yogurt ovviamente magro, non alla frutta, altrimenti veramente sarebbe un danno. E sono sicuro che i vostri bambini veramente saranno contenti. Ma qualche polpettina credo che la rubate anche voi. Eccoci qui, ci siamo. Guardate anche sotto, bello croccantino, bello dorato. Questo è il tempo di togliere. Allora, un consiglio anche su come asciugare le polpette appena tolte. Sì, su carta assorbente ovviamente, o su una griglia con che passi l'aria sotto, no? Io faccio il metodo classico con il panno assorbente, però vedete, una distanziata dall'altra, perché se le mettete così ad esempio il calore va ad ammorbidire la croccantezza, va ad ammorbidire l'impanatura, e noi vogliamo soltanto che scoli l'olio in eccesso ma che rimanga la croccantezza, quella deve rimanere sotto i denti. Quindi lasciatelo fare così, non sovrapponeteli e aspettate almeno 3-4 minuti che si asciughino bene e poi le mangiate con gusto. Allora, cuccioli impanati, guardate qua che robettuola, guardate che bella panatura, doratura. È stato fritto veramente bene, è asciutto, perché quando mettete il dito qua e rimane asciutto, è stato asciugato bene, è stato fritto bene, perché anche quando friggono devono essere belli distanziati. Io non so più che dirvi, io credo che me li vado a mangiare. Allora, adesso io qui ho la Caesar sauce. La Caesar sauce è praticamente una salsa al parmigiano, molto molto buona, che si usa per le insalate, ma potete, ripeto, potete mettere maionese, tutto quello che volete. Vado a rompere la crocchettina, bella soffice e croccantosa fuori. Guardate poi la mozzarella che fila, a me piace da morire. Puccio dentro e tiro su, mamma mia, ed eccola qua, bella inciuppatina,
dentro la salsa Caesar. E ci sta perché ci sta, ma anche così ignuda è veramente buona. Poi ripeto ragazzi, è roba fatta da noi, roba buona, quindi per i vostri bambini ma anche per voi stessi scegliete sempre il meglio nel limite delle possibilità, ovviamente. Non è che vi dovete rovinare, oh, io sono caviale, se stronzate qua. Mangiate sta roba, che fa bene, per merenda, per cena, colazione, sempre buona. A scuola si portano le crocchette, fanno a botte per le vaglie, amen. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, grazie mille, ammazza, super. Grazie mille di essere stati con me, condividetemi, fate un favore enorme e fatemi sapere se avete qualche dubbio. Io sto sempre qui, ciao belli. Muah!